Continua la dinamica positiva del fatturato dell'industria nel nostro paese, che a febbraio fa segnare un aumento dello 0,3% su base mensile. Nella media degli ultimi tre mesi l'indice complessivo è comunque diminuito dell'1,6% rispetto ai tre mesi precedenti. La dinamica congiunturale del fatturato è sintesi di un aumento del mercato interno e di una flessione di quello estero. Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce in base annua dell'1,3% con incrementi dell'1,1 sul mercato interno e dell'1,6 su quello estero. Recupera, seppur in maniera estremamente lieve, l'attività economica nei primi mesi dell'anno in Italia. La debolezza congiunturale degli ultimi trimestri rispecchia quella osservata in Germania e altri paesi dell'Unione. L'attività ha tratto sostegno dall'andamento favorevole dell'interscambio con l'estero, pur in presenza di una contrazione del commercio mondiale. Secondo le informazioni più recenti, il PIL italiano dovrebbe essere aumentato dello 0,1% nei primi tre mesi del 2019. Il Politecnico di Milano allarga la propria attività nelle periferie. Inaugurato Off Campus San Siro in Via Gigante, il primo di una serie di spazi pensati per dare modo a docenti, ricercatori e studenti dell'Ateneo di sviluppare attività didattica innovativa, ricerca responsabile e coprogettazione a favore della collettività, con la collaborazione degli abitanti del quartiere. Realizzata nell'ambito di PoliSocial, il programma di responsabilità sociale del Politecnico di Milano, l'iniziativa prevede nei prossimi tre anni l'apertura di altri spazi off campus al Gallaratese, al Corvetto e nel quartiere Nolo. Sono degli spazi in cui lo studente del Politecnico, il ricercatore del Politecnico e i cittadini potranno sviluppare progetti di didattica, di riflessioni, di ricerca e di innovazione sociale e metterli a sistema. Un investimento da 240 milioni di euro incrementali in 5 anni è quanto previsto da Vodafone Italia per accelerare la digitalizzazione delle imprese e pubblica amministrazione, creando servizi e competenze che integrino le nuove tecnologie di connettività con soluzioni digitali. Lo ha annunciato il direttore della divisione business di Vodafone, Giorgio Migliarina, durante l'evento di lancio che si è tenuto a Milano. Il piano prevede tecnologie di connettività e convergenza diverse, dall'utilizzo del 5G fino alle reti virtualizzate configurabili dal cliente. Due tra le altre le soluzioni presentate oggi. La prima rientra nella sperimentazione del 5G portata avanti da Vodafone nella città metropolitana di Milano ed è quello della robotica collaborativa, il cosiddetto Corobot, che proprio grazie al 5G riesce ad operare in sinergia con l'essere umano. Questo per rendere meno meccanico e usurante il lavoro manuale. Il secondo già operativo è quello di Uptown, un quartiere di Milano interamente digitalizzato, attento all'ambiente perché carbon free, dotato di sistemi innovativi per la sicurezza del cittadino, come ha spiegato Attilio Di Cunto, amministratore delegato di Euromilano. Con Vodafone stiamo lavorando su un sistema di videosorveglianza che copre questi 900.000 metri quadrati in un parco da 30 ettari, sia nell'ambito del quartiere ma fino al condominio e fino all'abitazione. Insomma, un'idea di futuro, quella di Vodafone, che si distanzia da quelle dei competitor nel settore degli operatori telefonici, come precisato dal direttore Migliarina. Vodafone si pone come partner sia a livello dei clienti finali, sia a livello delle società di informatica che sviluppano il software, per cercare tutti insieme di capire come fare a far evolvere queste applicazioni per migliorare la performance. È un po' come qualche anno fa, tutte le volte che c'era una nuova architettura con delle nuove CPU all'interno dei computer, gli sviluppatori di software riadattavano le applicazioni per utilizzare la nuova potenza di calcolo. Efficienza energetica e crescita nel settore dell'energia green sono i due diktat di A2A che si concretizzano anche con l'ingresso nel gruppo Sun City. Tramite la controllata A2A Energy Solution è stata infatti acquisita Sun City Energy SRL, società focalizzata sui business di aggregazione e dispacciamento di energia proveniente da fonti rinnovabili italiane, ed è stato avviato un progressivo piano di ingresso nel capitale del gruppo Sun City Energy Service Company, specializzata nel realizzare servizi di efficienza energetica e generazione distribuita alle piccole e medie imprese.